dopo l'arresto per presunti appalti truccati, per Franco Alfieri, presidente della provincia di Salerno, arriva anche la sospensione da parte del Partito Democratico. Ad annunciarlo sono il commissario regionale del PD Antonio Misiani e il segretario di Salerno Enzo Luciano. Il PD però si dice anche fiducioso nella magistratura. In relazione all'inchiesta della Procura di Salerno, si legge in una nota, la Federazione di Salerno del PD ha convocato la Commissione Provinciale di Garanzia che ha deliberato per l'immediata sospensione di Alfieri dall'anagrafe degli iscritti al partito, così come previsto dalle regole. Arriva anche la reazione da parte della provincia con le dichiarazioni di Giovanni Guzzo, vicepresidente dell'ente provinciale. Abbiamo piena fiducia nella magistratura, con la certezza che Franco Alfieri saprà dimostrare in tempi rapidi la sua totale estraneità ai fatti, così si legge nella nota della provincia di Salerno. Ovviamente arrivano anche le dichiarazioni forti da parte dell'opposizione. Aurelio Tommasetti della Lega afferma che con l'arresto di Franco Alfieri la provincia di Salerno si libera di una vera e propria cappa del sistema del PD de Luchiano.